Alla 40ª edizione, e questa deve essere per forza un'edizione celebrativa. Dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti e cosa oggi vuol dire il tartufo per Città di Castello, per il suo territorio, per la sua promozione e anche per sostenere tutte quelle altre bellezze che riesce a esprimere la nostra terra. La mostra del tartufo nasce appunto 40 anni fa con dei signori che si mettono in piazza a vendere il tartufo trovato nei nostri boschi. Quei signori poi aprono aziende che oggi hanno 80 dipendenti, aziende che oggi vendono i loro prodotti a Hong Kong, a Singapore, in Canada, nei posti più remoti, più lontani della terra, e lo fanno tutto l'anno, trasformando anche questa materia prima in condimenti, oli e tutto quanto può essere diciamo appetibile da quei mercati che non possono essere qui a degustare il tartufo, diciamo, fresco, anche perché il tartufo bianco, la cosiddetta trifola, è così buona che si fa trovare soltanto un mese all'anno. Quindi se la vogliamo ricordare anche magari trasformata, dobbiamo servirci anche di tutta questa gamma di prodotti che queste aziende hanno sapientemente messo sul mercato. Quindi diciamo è anche il riconoscimento di tutto questo cammino che c'è stato e all'interno di una città che può vantare anche un patrimonio artistico culturale importante come Città di Castello, una città che è sospesa tra il Rinascimento, che ispira i suoi palazzi, ma anche con l'arte contemporanea, visto che ha dato i natali a uno dei più grandi pittori dell'arte contemporanea, che è Alberto Burri. E a Città di Castello abbiamo due musei, tre sezioni museali in due plessi museali, quindi abbiamo tanto altro da offrire. Chiaramente il tartufo, che è il re della tavola, ci aiuta in questo. Per darvi qualche statistica, dicevamo l'anno scorso proprio con voi, Città di Castello ha 40.000 abitanti ma 2.200 tartufai iscritti e 6.000 cani da tartufo, quindi diciamo se si fosse uno sport nazionale Città di Castello, questo sarebbe la cava del tartufo. E chiaramente abbiamo anche la possibilità con questo di portare la nostra immagine, l'immagine anche dell'Umbria, al di fuori dei confini nazionali. L'anno scorso prima di Natale mi sono trovato a fare una foto con un tartufo molto grande uscito dai nostri boschi. Quel tartufo lì, dopo la foto, partiva per Hong Kong, perché andava da un consorzio di ristoratori di Hong Kong che addirittura ce li ordina, li compra alle aziende, non chiaramente all'amministrazione, prima che essi vengano fuori dal terreno. Quindi sono comperati anche quelli dei prossimi anni. Per fortuna quest'anno è una stagione molto positiva, perché poi questa materia può essere scarsa in certe stagioni, complice il clima estivo, c'è tutto un procedimento, deve piovere a luglio, deve ripiovere all'inizio di settembre. Tutto questo è successo e quindi magicamente quest'anno per il 40esimo abbiamo un'abbondanza di questa materia e abbiamo quindi anche prezzi più accessibili. Quindi invitiamo tutti i cittadini anche della capitale, e so che ce ne sono tanti perché li incontro tutti gli anni, a venire a Città di Castello per il 40esimo della mostra. Quest'anno il 40esimo ci ha imposto anche di essere più creativi del solito, quindi abbiamo voluto inventare un cibo che fosse a base di tartufo ma che si sposasse anche con altre eccellenze sia del nostro territorio ma anche brand che hanno reso famosa l'Italia, che potesse essere un cibo che le persone mentre visitano la nostra mostra se lo mangiano passeggiando. E quindi abbiamo unito la patata di Pietralunga. Pietralunga è un comune che confina con Città di Castello, che ha delle patate molto buone, con una denominazione Deco. Abbiamo unito questo con il parmigiano reggiano, che è un brand che tutti conosciamo, e la trifola, e ne è venuto fuori questo che potremmo definire un piccolo muffin,
che le persone che visiteranno la mostra potranno trovare, potranno comprare, e quindi con un prezzo molto accessibile, complice anche l'abbondanza della materia di cui accennavamo prima, e che appunto è fatto con questi tre ingredienti: la patata di Pietralunga, il parmigiano reggiano, vedete qui la spuma di parmigiano reggiano, e la trifola dell'Alto Tevere. Questo era, diciamo, un piccolo regalo che volevamo fare per la quarantesima edizione, e volevamo vedere tanta gente in giro con questa cosa in mano. Finora abbiamo riscosso veramente un grande successo anche a Fico, a Bologna, per questo cibo identificativo, anche perché sennò il tartufo lo si deve sempre mangiare davanti a un buon bicchiere di vino umbro, seduti in un ristorante, ne abbiamo qui uno, ma volevamo qualcosa che potesse essere utilizzato anche in movimento, e quindi è nato il Trifola Finger Food, che direi anche sulla stampa finora ha avuto un grande successo, e quindi ne siamo immensamente felici.